Questa è l'immagine vera della doppia fenditura numero 2 presa al microscopio insieme al vetrino micrometrico con sensibilità 10 micron che serviva per verificare direttamente quali fossero le dimensioni di questa doppia fenditura, quindi la larghezza di ciascuna fenditura e la distanza fra i due centri. Quest'altra è la stessa immagine, soltanto rielaborata in colori leggermente diversi. Se ingrandiamo l'immagine, vediamo che la larghezza di ciascuna fenditura corrisponde a 20 tacchette del vetrino micrometrico e siccome ogni tacchetta di queste piccole è 10 micron, fanno 200 micron, cioè 0,2 mm. E questa quindi è D', 0,2 mm. Poi vediamo anche che la distanza fra i bordi interni delle due fenditure corrisponde a 10 tacchette, cioè 10 per 10 micron. E quindi sono 100 micron, cioè 0,1 mm. Allora la distanza tra i centri è 0,3 mm, perché 0,1, 0,1, 0,1. Quindi la distanza fra i centri delle due fenditure è di 0,3 mm. Quindi abbiamo verificato con la misura diretta quanto è riportato sul vetrino, e cioè la fenditura numero 2 ha una larghezza, ciascuna fenditura, di 0,2 mm, spalt bright. E la distanza fra i centri delle fenditure è 0,3 mm, mittenabstand. Il disegno preciso fatto in scala di questa fenditura numero 2 è dunque questo qui, che corrisponde perfettamente all'immagine ottenuta al microscopio.